organizzato da Formez insieme ad ANAC e dedicato agli organismi indipendenti di valutazione e gli organismi con funzioni analoghe di PA ed enti privati. Questo è il primo di due incontri che sono stati stabiliti con ANAC e che servono, diciamo, a introdurre un applicativo web per l'attestazione degli obblighi di trasparenza che gli OIV utilizzeranno a seguito della delibera del 2023 del 17.5.2023 che istituisce appunto l'istituzione di questa piattaforma web. I lavori della mattinata sono abbastanza intensi, come sapete questo webinar durerà un'ora e mezza. Vi ricordo che ricade all'interno del progetto OpenGov, metodi e strumenti per l'amministrazione aperta, in particolare tra le attività della linea 1 che appunto promuove la politica dell'open government nella PA. Abbiamo, diciamo, ritenuto importante, proprio perché la trasparenza è uno dei quattro pilastri che poi determinano appunto l'open gov, la metodologia del governo aperto, dare rilevanza anche a questo strumento che sicuramente appunto contribuisce all'assolvimento attesta, diciamo, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione negli enti presso cui gli OIV svolgono l'attività. Vi ricordo appunto che stamattina abbiamo l'intervento iniziale del presidente Busia, presidente di ANAC, che parlerà appunto proprio del valore della trasparenza e che alle 11.05, alle 11.20 è previsto invece un breve richiamo di quella che è la delibera che istituisce poi l'utilizzo di questo applicativo, che dalle 11.30 fino alle 12.15 vi verrà in qualche modo illustrato e spiegato. Tentiamo di chiudere dopo appunto le conclusioni del segretario generale di ANAC Filippo Romano, chiudiamo alle 12.30, come vi dicevo. Questo webinar è molto impegnativo dal punto di vista della comunicazione dei relatori, quindi vi invitiamo, se avete delle domande, a utilizzare la sezione domande e risposte di Zoom e diciamo le domande che saranno ritenute da ANAC più rilevanti rispetto al tema, troveranno una risposta nella sezione delle FAQ di ANAC. Quindi le troverete nella sezione delle FAQ che riguardano la delibera proprio per gli OIV della pagina di ANAC. Allora, io vi ricordo anche che potete scaricare l'attestato di iscrizione a questo webinar dalla pagina di Eventi PA da cui vi siete iscritti, dopo aver compilato un breve questionario di gradimento in cui potete darci un ritorno rispetto appunto al gradimento di questa iniziativa e se volete potete lasciarci qualche commento scritto che può contenere suggerimenti o indicazioni o anche diciamo proposte per eventi futuri che chiedete in qualche modo ad ANAC o a noi su questo tema. E se è arrivato il presidente Busia, se si è collegato, io gli Sì, lascerei la parola. Ditemi se. sono presente, salve. Salve, buongiorno presidente, allora le lascio la parola. Grazie, grazie molto. Io ringrazio i colleghi di ANAC, Formez e tutti coloro che hanno lavorato alla organizzazione di questo evento. E ringrazio naturalmente tutti i presenti, siamo più di 800 e il numero sta crescendo via via ed è essenziale, io credo davvero essenziale, io dico poche parole, poi i colleghi spiegheranno molto più nel dettaglio l'obiettivo precipuo della piattaforma che abbiamo istituito e di questo dialogo che vogliamo rafforzare con gli OIV e gli altri organismi analoghi che svolgono una funzione essenziale nel garantire la trasparenza, nell'aiutare a garantire la trasparenza delle organizzazioni e degli enti in cui operano. Trasparenza, lo sappiamo, non è un mero adempimento. Gli obblighi di trasparenza sono naturalmente un obbligo di legge, ma sono uno strumento essenziale per garantire naturalmente il controllo, la verificabilità
di tutta quella che è l'azione che viene svolta nell'interesse pubblico, ma sono anche uno strumento di partecipazione, perché attraverso gli istituti di trasparenza i cittadini, tutti i destinatari dell'azione dell'ente possono partecipare e questo crea valore, valore pubblico per tutti i soggetti e sono anche, ed è questo il salto ulteriore, uno strumento per trasmettere e trasmettersi le buone pratiche, far sì che gli uni copino, individuano cosa c'è e cosa viene fatto delle funzioni nel modo migliore, quindi imparino dagli altri, svolgano meglio, creino delle reti e dei contatti per realizzare insieme le finalità. Quindi davvero non è solo un adempimento, non è solo, ed è importantissimo, uno strumento per garantire controllabilità e partecipazione, ma è davvero uno strumento per creare valore, per migliorare l'azione amministrativa e quindi tutti coloro che operano negli OIV e tutte le funzioni essenziali che svolgono i soggetti che sono impegnati in questi organismi sono strumento per realizzare al meglio le finalità dell'organizzazione in cui ciascuno di voi opera. E questo messaggio importante che vogliamo cercare di trasmettere e rendere concreto, perché questo aiuta voi a realizzare la vostra altissima e importantissima funzione e aiuta l'ente a perseguire meglio le proprie finalità. Questo è anche il senso di questo incontro e della piattaforma che abbiamo realizzato, che serve a stringere e rendere più rapido, più efficiente, meno oneroso il dialogo con voi, mettere insieme le risorse e la vostra attività e farle confluire all'interno della piattaforma di ANAC, che voi sapete è in nuce e stiamo costruendo via via e sta crescendo via via la piattaforma unica della trasparenza, perché in un unico luogo e da un unico luogo sarà possibile guardare, vedere, avere accesso ai tutti le notizie, le informazioni che riguardano tutti gli enti, così dando un servizio migliore agli enti che devono adempiere e svolgere e realizzare gli obblighi di trasparenza, perché avranno meno oneri nel realizzarli, avranno strumenti standardizzati per realizzarli e avranno quindi tante agevolazioni, e uno strumento in più e informazioni in più e servizi in più per i cittadini che troveranno maggiori informazioni. E questo è il senso di quello che stiamo costruendo, lo facciamo con una piattaforma che abbiamo migliorato, poi verrà presentata nel dettaglio, e che vogliamo nel tempo migliorare anche grazie al contributo e a quello che voi ci direte per aiutarvi nelle attività che voi fate, per far sì che diventi uno strumento collaborativo e uno strumento di potenziamento degli enti. Io non voglio dilungarmi ulteriormente perché la mattinata è molto intensa. Creiamo così, attraverso eventi come questi, una cultura della trasparenza, una cultura della buona gestione, della buona amministrazione, che sono elemento essenziale per crescere, per far crescere le nostre organizzazioni, per far crescere le amministrazioni, per migliorare la nostra attività. Questo è il senso che vogliamo dare a questo evento, e quindi grazie ancora, grazie per aver partecipato così numerosi, siamo oltre 900 adesso, grazie per questa collaborazione che parte e vuole crescere nel tempo. Buon lavoro. Allora, grazie mille, grazie Presidente Busia, siamo più di 900 in questo momento. Io la cosa che volevo ricordare è che noi mettiamo un limite con un'aula da 1000, di 1300 iscritti, e questo limite a questo webinar l'abbiamo superato prestissimo, l'abbiamo dovuto chiudere diciamo molti giorni prima dell'evento, quindi c'è molta attesa rispetto a questi temi e anche rispetto all'illustrazione di questa piattaforma. Vorrei rassicurare comunque anche rispetto al fatto che chi non riesce a partecipare potrà fruire della registrazione, che si troverà sia appunto sul sito di ANAC, a cui forniremo appunto tutti gli strumenti necessari per averla, sia sempre sulla pagina di EventiPA, che rimane un riferimento per chi si è iscritto all'evento da quella pagina. Quindi grazie ancora al Presidente, contiamo di essere anche più numerosi
di così e con qualche minuto di anticipo diamo la parola alla dirigente di ANAC, la dottoressa Amalia Nuvolo, e poi a Roberto Gabrielli, funzionario di ANAC, per descriverci in 10 minuti, ma forse anche un po' di più se volete più tempo, l'abbiamo guadagnato, la delibera 2023 sull'attestazione degli obblighi di trasparenza, appunto quella che introduce poi l'utilizzo della piattaforma. Abbiamo fatto le prove, quindi non dovrebbero esserci problemi di audio e video. Se la buongiorno dottoressa... a tutti. Ok, la sentiamo. Bene, sì. Allora, intanto grazie a tutti per questa corale partecipazione. Il numero dei partecipanti sta aumentando e quindi deduco che sostanzialmente era molto atteso questo intervento, anche perché l'obbligo di attestare l'ottemperanza ai doveri di trasparenza, parliamo di doveri più che di obblighi, è un tema sentito ogni anno. Anche quest'anno ANAC ha emanato la delibera in tema di attestazione OIV con il provvedimento 203 del 17 maggio, con il quale appunto chiediamo agli organismi interni di valutazione l'attestazione dell'adempimento di alcuni obblighi. Questi obblighi sono campionati nella delibera che ho appena richiamato. E l'unica novità, gli obblighi ve li descriverò tra poco, ma l'unica novità di quest'anno è che allo scopo di semplificare, speriamo appunto di agevolare tantissimo il rilascio di questa attestazione, l'ANAC ha attrezzato una piattaforma informatica con dei campi che poi il dottor Riccio vi illustrerà in maniera puntuale, abbastanza obbligati e semplici da gestire. In questo modo le attestazioni recupereranno in tema di uniformità del dato e ci consentiranno anche di acquisire più velocemente le informazioni che precedentemente negli altri anni ci avete trasmesso in formato PDF. Ovviamente questo sistema di coinvolgimento degli OIV osserva quello che è un sistema di vigilanza decentrata che più che di vero e proprio controllo vuole essere una visione della vigilanza in chiave collaborativa. Quindi chiediamo agli organismi interni di valutazione di collaborare nella verifica e nell'accompagnare anche l'ente nell'ottemperanza agli obblighi. Infatti nella delibera vengono previste due fasi, la prima che è cristallizzata al 30 giugno, che trascorrerà tra poco, dandovi poi un termine di 30 giorni per l'inoltro, per la compilazione della vera e propria attestazione. E all'esito di questa prima verifica a carico degli OIV, ovviamente accompagnati dagli RPCT che stabilmente controllano che gli uffici rendano le informazioni necessarie all'ottemperanza delle richieste del decreto 33, avranno appunto una seconda fase nella quale potranno correggere l'adempimento in modo tale da arrivare al 100% delle verifiche e dell'ottemperanza agli obblighi di trasparenza. Ovviamente noi ogni anno campioniamo una serie di obblighi che non esauriscono completamente le verifiche degli organi di valutazione, nel senso che ai sensi appunto della prima riforma Brunetta e poi del decreto 97 del 2016, gli OIV comunque devono verificare che l'ottemperanza sia complessiva in seno agli enti. Quelli campionati sono ovviamente solo gli obblighi che saranno oggetto dell'attestazione. Nella delibera e anche nel sistema sono state suddivise per natura e per tipologia anche di adempimento 4 sottogruppi di enti obbligati a rendere l'attestazione, quindi pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici e società ed enti di diritto privato in controllo pubblico, le società a partecipazione pubblica non di controllo e le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato.
Ovviamente, diciamo, per ognuno degli enti sono previsti obblighi diversi, perché sappiamo che le pubbliche amministrazioni hanno un obbligo di trasparenza un po' più completo. Invece per gli enti pubblici e per le società a partecipazione pubblica e anche per le associazioni e le fondazioni gli obblighi sono attenuati in virtù di questa, diciamo, di questa diversa necessità di ottemperare agli obblighi previsti dal 33. Anche l'attestazione è alleggerita per quegli enti che non sono obbligati a rispettare la pubblicità di tutti i dati contemplati nel decreto 33 nell'allegato 1. Per quanto riguarda gli obblighi, rinvio ovviamente alla delibera, è inutile perdersi in una descrizione degli obblighi campionati. Quello che vi volevo ora focalizzare è questo. Per ciascun obbligo ovviamente noi abbiamo previsto 5 macro categorie di esito del controllo, che vi riassumo brevemente. Sono queste: la pubblicazione del dato, cioè verificare se il dato è stato pubblicato o meno, poi la completezza del contenuto del dato, la completezza rispetto ai vari uffici che sono coinvolti nella ottemperanza all'obbligo di trasparenza, nell'aggiornamento e nell'apertura del formato. Cioè abbiamo chiesto quindi di chiarire se effettivamente il dato è reso in un formato percettibile in maniera aperta a chi intende consultarlo. Per ogni singola categoria di attestazione poi sono previste 4 classi, cioè gli OIV dovranno verificare qual è la percentuale di adempimento. Quest'anno c'è una novità, nel senso che nel sistema abbiamo previsto anche la possibilità di segnalare l'inadempimento completo, che è, ovviamente darà luogo all'attribuzione di un punteggio pari a 0, oppure di segnalare in maniera precisa il non obbligo di ottemperanza con un acronimo NA, che vuol dire non applicabile l'obbligo. Quindi nelle varie classi di adempimento avrete, oltre alle classiche 4 percentuali di adempimento, 1, 33, 34, 66, 67, 99 e 100, che corrisponderà al completo adempimento, anche uno 0 e un NA, che corrispondono a quello che vi ho appena descritto. Per quanto riguarda le fasi, vi ho già detto in apertura che noi prevederemo appunto un'attestazione al 30 giugno, e quindi tra poco mi sembra che già gli OIV si possano iscrivere, poi il dottor Riccio ce ne darà conferma. Fino al 31 luglio raccoglieremo le attestazioni e poi abbiamo una nuova verifica, una sorta di controllo del monitoraggio, di modo che entro il 10 dicembre gli OIV potranno poi attestare il compiuto o non compiuto adempimento. È ovvio che una volta ricevute le attestazioni, l'ANAC raccoglierà un sistema informativo che darà luogo poi alle azioni di vigilanza che saranno, svolte come consuetamente l'ANAC effettua, attraverso le regole dei regolamenti di vigilanza che sono pubblicati sui siti. Non so se il dottor Gabrielli vuole aggiungere qualcosa a questa breve descrizione. Il dottor Gabrielli è il funzionario referente dell'ufficio di vigilanza che si occupa completamente di questa attività di verifica delle attestazioni OIV, e lui collabora in maniera fattiva e stabile con l'ufficio del dottor Riccio, che gestisce proprio la piattaforma informatica. Quindi vediamo se Roberto vuole aggiungere. Sì, salve, buongiorno a tutti. Stavo anche scorgendo un po' le domande che stanno arrivando, quindi che qualche risposta la possiamo già dare. C'è chi
praticamente descrive la situazione di un organo collegiale. Sì, molto spesso l'OIV è a composizione collegiale, ma soltanto un profilo dovrà essere iscritto in piattaforma. Questa è una delle domande che, diciamo, state facendo più volte nel... in questa chat. E altra questione che stavo vedendo è sì, ogni OIV può esercitare la professione anche su diversi enti. Nel momento in cui si iscriverà, potrà aprire il proprio profilo e gestire i profili, cioè andare a ritrovare le amministrazioni su cui esercita praticamente il proprio incarico. No, l'altra questione che poi volevo un attimo precisare rispetto come differenza rispetto all'anno precedente è proprio il discorso dei valori soglia. Allora, quest'anno vengono aggiunti ulteriori due valori soglia, che sono il 100% dell'adempimento e lo zero rispetto ai valori soglia dell'anno precedente, ed è una diciamo l'intento è proprio quello di andare a distinguere un assolvimento pieno rispetto ad un assolvimento inesistente, e anche proprio per la prosecuzione dell'attività successiva. Cioè vediamo questo momento di rilevazione iniziale, che è al 30 giugno, come una fotografia. Una fotografia a partire dalla quale comincia il vero lavoro di assolvimento o meno, o di miglioramento a quella che è la situazione che il LOIV o organismo funzione analoghe rileva sull'ente presso cui svolge l'incarico. Soltanto gli enti che rispetto ai quali ci sarà un assolvimento pari al 100% non dovranno poi andare nella fase successiva, cioè quella che permetterà quindi la collaborazione tra OIV ed RPCT nell'arco dei mesi successivi, per andare a superare quella che è la situazione, diciamo, di carenza più o meno diffusa, rilevata. È molto importante, l'abbiamo constatato anche, diciamo, l'anno scorso, l'altro valore soglia, che è quello del NA non applicabile, che è una situazione che praticamente può essere utilizzata non per andare ad identificare una situazione di diciamo di non adempimento, cioè di zero, ma una situazione che viene e deve essere utilizzata tutte le volte che una fattispecie non ricorre. Facendo un esempio pratico, se non è il caso di quest'anno, uno degli obblighi di pubblicazione da attestare fosse il possesso di un immobile di proprietà, quindi la risposta dovrebbe essere NA nei casi in cui l'ente non dispone di un immobile di proprietà. In questi casi, cioè nei casi in cui la situazione non ricorre, sarebbe anche utile, e questo è importante, andare ad arricchire la sezione amministrazione trasparente di questa informazione, anche se informazione negativa. Perché è sempre importante, quindi, piuttosto che mantenere le sottosezioni vuote, dare un'informazione. In questo caso di non ricorrenza della situazione, l'RPCT dovrebbe diciamo andare ad implementare la sottosezione, descrivendo che la sottosezione è vuota perché l'ente non dispone di un immobile di proprietà. Questo permette anche a chi legge, perché poi l'informativa la diamo e cerchiamo di migliorarla soprattutto per chi accede alle sezioni e vuole prendere informazioni, di sapere l'informazione corretta e la ragione per cui la sottosezione è vuota. Quindi molto importante l'informazione negativa in tutti i casi in cui dalla rilevazione della diciamo di questa ricognizione dovessero emergere casi di non ricorrenza. Pensiamo anche agli affidamenti di incarico che possono essere esposti per annualità di competenza. È sempre importante, anche se in un'annualità non è stato affidato un incarico, riproporre l'annualità con l'informazione negativa. Per quanto riguarda la modalità diciamo operativa di tracciatura delle verifiche,
si è cercato attraverso la piattaforma anche di semplificarla attraverso l'utilizzo di un questionario al posto della griglia di rilevazione. Per cui per ciascun obbligo vi andrete quindi a verificare le 5 verifiche di cui parlava la dottoressa Nuvolo, cioè quello che riguardano la completezza, la pubblicazione, la completezza di contenuto o rispetto ai soggetti, l'aggiornamento e l'apertura di formato per ciascun obbligo. E io non avrei da aggiungere altro. Sì, volevo per il momento aggiungere qualcosa. Sì. Allora, ovviamente la piattaforma vi dà anche la possibilità di acquisire le attestazioni e il documento, cioè di estrarre tutto ciò che è utile al fine di rendere l'attestazione e poi di pubblicarlo. Quindi nella piattaforma è prevista una funzione che vi consente di estrarre proprio il contenuto della scheda compilata e quindi di acquisire il documento attestazione da pubblicare poi sui siti dei vari enti presso i quali voi, OIV, spero che gran parte appunto degli uditori di oggi siano organismi interni di valutazione, andrete poi a pubblicare l'attestazione secondo quanto previsto dal decreto. Io interromperei il nostro intervento, che è stato anche, insomma, ovviamente rapido, perché il tema di oggi è altro, cioè è spiegare il funzionamento della piattaforma, rinviando, come ha già anticipato il dottor Gabrielli, la lettura delle vostre richieste. Ho visto anch'io, scorrendo il sistema di messaggistica, che ci sono richieste di cioè sono stati posti quesiti più di livello generale, più di ordine teorico. A questi quesiti, ove abbiano appunto una rilevanza generale le tematiche proposte, risponderemo con delle FAQ che pubblicheremo ovviamente nella pagina dedicata agli obblighi OIV e alla delibera 203. Quindi vi lascio in questo modo. Ovviamente ANAC, voi sapete, è sempre disponibile puntualmente a fornire supporto e ad acquisire tutte le richieste in merito ai dubbi che dovessero sorgere nello svolgimento di questa attività. Io vi saluto, lascio la parola alla dottoressa Schifano, che credo diciamo ha acquisito sul campo il ruolo di moderatore. Buongiorno a tutti. Allora, io ringrazio appunto per queste precisazioni, ringrazio i nostri relatori e ricordo sempre, intanto abbiamo raggiunto i 1000 partecipanti più noi, diciamo, di staff, quindi stiamo già stressando l'aula, siccome ci sono appunto anche altre mail che ci arrivano di ulteriori richieste di partecipazione. Vi ricordiamo che non è proprio tecnologicamente possibile andare oltre questo limite. Darei la parola invece, per entrare proprio nel cuore poi dell'argomento di principe di questo webinar, cioè la descrizione dell'applicativo web per l'attestazione degli obblighi di trasparenza. Darei la parola, come stabilito, al dottor Rosario Riccio di ANAC e poi a seguire Giuseppe Lanza, funzionario di ANAC, che appunto sono stati tra gli organizzatori di questo webinar. Abbiamo già fatto le prove, però se proviamo a collegarci, vediamo se vi sento. Sì, grazie. Okay, bene. Grazie, benissimo. Dottoressa. Buongiorno, ringrazio Formez dell'opportunità e del supporto e diciamo, ringrazio tutti i partecipanti per diciamo, essere qui presenti ad ascoltare appunto una descrizione di quella che è la piattaforma, l'applicazione che è stata realizzata per consentire loro di completare questa rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza e ottenere come ultimo passaggio la famosa attestazione. Io sono Rosario Riccio, dirigente dell'ufficio servizi IT per la prevenzione della corruzione e trasparenza. Partecipa all'evento anche il dottor Giuseppe Lanza, funzionario informatico, che ha curato più da vicino lo sviluppo e la realizzazione di questa applicazione. E cercherò magari anche nella trattazione di dare risposta a qualche altro quesito più tecnico che ho letto nella sezione domande e risposte. Inizierei col condividere, diciamo senza perdere ulteriormente tempo, col condividere direttamente
l'applicazione, lo schermo. Se mi date conferma che si vede l'home page di ANAC. Sì, si vede bene. Sì, ok, perfetto. Noi lo vediamo, sì. Grazie. Allora, come si diceva prima, è stata realizzata questa applicazione informatica a beneficio dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione e organismi con funzioni analoghe, al quale appunto questi soggetti devono chiaramente abilitarsi per poterla utilizzare, come diciamo normalmente accade in tutte le applicazioni che hanno un accesso riservato. L'abilitazione avviene tramite il servizio di registrazione e profilazione utenti che è disponibile sull'home page di ANAC dalla pagina di accedi ai servizi per le amministrazioni pubbliche, e si accederà, qua c'è l'elenco dei servizi di ANAC, si accederà scorrendo tra i servizi disponibili fino a trovare il servizio di registrazione e profilazione utenti. Questo stesso servizio è disponibile anche volendo dalla notizia che abbiamo pubblicato recentemente sul sito sull'apertura dell'accreditamento, quindi da questo link, così come all'interno della pagina di ANAC dedicata alla delibera 203 del 17 maggio 2023, appunto sulle attestazioni OV, quindi anche qui troverete un link al servizio di registrazione e profilazione utenti. Arrivato su questo servizio di registrazione e profilazione, potrebbe verificarsi il caso che alcuni di voi siano già registrati ai servizi di ANAC, quindi siano già in possesso di un'utenza e di una password per accedere a qualcun altro dei nostri servizi. Laddove invece no, e quindi in quel caso potranno utilizzare quelle stesse credenziali. Laddove invece l'utente non sia registrato ai servizi di ANAC, dovrà chiaramente procedere a una semplice registrazione. Colgo l'occasione per ribadire il fatto che all'applicazione è possibile registrarsi con un unico profilo, nel senso per ogni ente, per ogni amministrazione, diciamo con ente intendo sia le pubbliche amministrazioni che società controllate, associazioni e fondazioni tenute al rispetto del 33. Quindi per ogni ente è possibile richiedere un unico profilo IV. Quindi nel caso di collegio, nel caso di OIV composto da un organismo collegiale, chiaramente solamente uno dei componenti del collegio potrà registrarsi. Ovviamente se un soggetto svolge il ruolo di OIV per più amministrazioni, per più enti, dovrà richiedere un profilo per ogni ente per il quale risulta essere OIV. Vi faccio vedere i passaggi necessari per effettuare una registrazione. Allora, utilizzo chiaramente dei dati di test, quindi viene richiesto il codice fiscale, nominativo e un'email. Sono le tre informazioni fondamentali e basilari che servono per completare la registrazione. Nel caso l'utente disponga anche di una PEC, può anche inserire la PEC, ma non è un campo obbligatorio. C'è poi un codice di controllo che viene richiesto e la necessità di accettare l'informativa sulla privacy. Completata questa operazione, scusatemi, come nelle migliori delle demo. Riutilizzare i casi di test non è mai consigliabile, quindi utilizziamo un caso di test reale, in particolare il mio. Mi ero registrato anch'io, perfetto. Allora, un attimo solo.
Inseriti quindi il codice fiscale nominativo ed email, si ottiene questo messaggio in cui si dice che la registrazione è stata effettuata con successo, è stata inviata un'email all'indirizzo email indicato, all'interno del quale troverete un link, come normalmente avviene in tutte le procedure di registrazione, su cui cliccare per essere ridirezionati su una pagina di ANAC in cui inserire delle ulteriori informazioni di tipo anagrafico, quindi luogo e data di nascita, e la possibilità di scegliere di impostare una password. A quel punto, io non vi faccio vedere la conclusione del giro perché siamo in un ambiente di test, però a quel punto, si disporrà dell'utenza che rimarrà sempre il codice fiscale e della password che è stata scelta. In questo momento, quindi, l'utente ha ottenuto un'utenza per l'accesso ai servizi di ANAC, ma non ha ancora un profilo per operare sulle applicazioni. L'operazione successiva che deve essere realizzata è appunto la richiesta di profilo. La richiesta di profilo a quel punto si fa sempre sulla stessa pagina di autenticazione. Quindi, una volta ottenuto l'utenza, autenticandosi, si arriverà su questa pagina di gestione delle proprie informazioni. Questo in particolare è un utente chiaramente che ha già un profilo di OIV o come OIV di ANAC. Vi faccio vedere ora qual è in realtà la procedura che dovete seguire per richiedere voi il profilo. Chiaramente tutti questi passaggi sono spiegati all'interno del manuale utente che verrà pubblicato all'interno della pagina di descrizione del servizio. Quindi si cliccherà su crea nuovo profilo, viene chiesto la tipologia di soggetto rappresentato, che nel caso degli OIV è l'amministrazione o soggetto aggiudicatore. Dopodiché compariranno i profili che l'utente può richiedere. Nel vostro caso chiaramente dovrete richiedere il profilo di OIV, che è l'ultimo dell'elenco. A questo punto viene richiesto il codice fiscale dell'amministrazione per la quale svolgete il ruolo di OIV. Chiaramente questa sequenza di passaggi va ripetuta per ogni ente per il quale svolgete il ruolo di OIV. Nel caso specifico, mettiamo il codice fiscale, supponiamo che sia l'OIV dell'ente Roma Capitale. Quindi dalle basi dati di ANAC vengono recuperati i dati anagrafici dell'ente sulla base del codice fiscale. Se esistente, viene recuperata anche una PEC dai sistemi di ANAC, quindi vengono presentati a video questi dati, si cliccherà su avanti. Dopodiché, per quanto riguarda l'OIV, sarà necessario inserire la data di nomina, quindi la data in cui il soggetto è stato incaricato di svolgere le funzioni di OIV. Io parlo di OIV genericamente, ma perché per questioni chiaramente di sintesi il profilo viene identificato con la terminologia di OIV, però chiaramente si applica agli OIV e a tutte le altre casistiche di organismi con funzioni analoghe. Quindi va inserita qui la data di nomina dell'OIV e il link dove è pubblicato l'atto di nomina. Queste due sono due informazioni obbligatorie. Inserite queste informazioni, si ha un riepilogo delle informazioni inserite, dopodiché si cliccherà nuovamente su avanti e c'è il salvataggio delle informazioni. A questo punto il profilo è stato creato ma è in uno stato in attivazione. Qui ci sono chiaramente tutte le istruzioni. Il profilo è stato creato ma va in qualche modo attivato perché serve chiaramente un passaggio autorizzativo da parte dell'amministrazione che io ho indicato, che confermi e validi il fatto che io sono in effetti OIV di quell'amministrazione. Quindi questa operazione di validazione l'utente la richiede dalla propria home page dei profili. Vedete qui è il profilo che è stato appena richiesto, OIV di Roma Capitale. Il profilo è stato in attivazione, l'utente va su questo tasto, su questo pulsante, dove c'è scritto richiedi di validazione e attiva il processo di validazione. Questo processo di valutazione di fatto cosa fa? Andrà sempre dagli archivi di ANAC, dalle basi dati di ANAC, andrà a ricavare la PEC dell'ente per il quale sto chiedendo di essere accreditato come IV.
mi dà la possibilità di modificare questo indirizzo PEC. Questo indirizzo PEC è l'indirizzo al quale il sistema invierà una PEC di conferma, del fatto che io sono effettivamente OIV di quell'ente. Quindi a questo indirizzo PEC, se io lo confermo lo posso anche modificare, a questo indirizzo PEC verrà avviato una mail del sistema di ANAC in cui sostanzialmente si dice: cara amministrazione, l'utente Rosario Ricci ha richiesto di essere abilitato in qualità di OIV della vostra amministrazione, nel caso la richiesta vada approvata c'è anche lì un link da cliccare ed un PIN dispositivo simile a quello delle banche, il meccanismo è simile a quello delle banche, quindi l'amministrazione cliccherà sul link, andrà su una maschera di ANAC in cui inserirà quel codice per validare il profilo che è stato richiesto. Il consiglio è qui di inserire una PEC che non sia magari la PEC diciamo generalista dell'ente, ma magari che sia la PEC come dire dell'ufficio di riferimento dell'OIV, di modo tale che questa procedura di validazione del profilo si possa chiudere diciamo nei tempi più rapidi possibili, perché a volte è successo che questa PEC poi arriva nei sistemi di protocollazione, inizia a fare un giro all'interno degli uffici dell'ente e quindi ci mette un po' più di tempo per arrivare poi all'ufficio che realmente deve abilitare questo tipo di profilo. Nel caso in cui o non esiste la PEC, o la PEC che è inserita è errata, o per un qualsiasi altra problematica per cui questa validazione automatica non riesce a concludersi, il sistema darà la possibilità all'OIV di richiedere una validazione manuale tramite contact center. In cosa consiste? Consiste nel ricevere via mail, l'OIV riceverà via mail un documento, un modello di autodichiarazione da far firmare al rappresentante legale dell'ente. Quindi riceverà via mail questo prospetto in cui ci saranno tutti i dati dell'utente che sta chiedendo di essere abilitato in qualità di OIV. Questo modello dovrà essere completato con i dati del rappresentante legale dell'ente e trasmesso al contact center dell'autorità. In caso di qualsiasi problema di tipo tecnico è sempre disponibile il contact center dell'autorità, i cui riferimenti li troverete sia nella parte bassa di qualsiasi pagina del sito dell'autorità, quindi c'è un numero verde a disposizione, ma anche un numero fisso nel caso si voglia chiamare da cellulare, ma è disponibile sul sito dell'autorità anche la possibilità di scrivere al contact center, quindi si viene ridirezionati sostanzialmente a un modulo web all'interno del quale si potrà richiedere eventualmente supporto o tramite il quale si potrà presentare questa autodichiarazione. In ogni caso, diciamo, il numero verde telefonico è sempre a disposizione per fornire qualsiasi informazione sia necessaria per completare la procedura di registrazione e di validazione nel caso in cui la modalità automatica non vada in porto per un qualsiasi motivo. Volevo puntualizzare il fatto, guardando diciamo le domande emesse, che la rilevazione, come dicevamo, apre il 3 luglio, perché la rilevazione va fatta, diciamo, richiede la fotografia di una situazione attestata al 30 giugno. Quindi l'OIV deve compilare questa rilevazione con le informazioni che lui rileva sul sito dell'amministrazione al 30 giugno. Quindi non va completata entro il 30 giugno, va utilizzata a partire dal 3 luglio ed entro il 31 luglio, ma sulla base della situazione che viene rilevata al 30 giugno. Quindi 30 giugno non è la scadenza per la compilazione, ma la scadenza per la compilazione, salvo non so se ci saranno eccezioni o proroghe, è il 31 luglio. E l'applicazione sarà disponibile dal primo giorno feriale successivo al 30 giugno, quindi dal 3 luglio. La piattaforma è unica anche per coloro che svolgono che sono incaricati delle funzioni di attestazione presso le istituzioni scolastiche, quindi i revisori dei conti. Quindi la piattaforma è la stessa, questo per rispondere a un altro quesito che ho letto.
A questo punto, quindi, una volta completata la registrazione, l'utente potrà, è avuta conferma del completamento della registrazione, l'utente potrà accedere all'applicazione. Per accedere all'applicazione, anche qui dal sito di ANAC, dall'home page di ANAC, si andrà su Accedere ai servizi per le amministrazioni pubbliche. All'interno dei servizi disponibili per le amministrazioni pubbliche troverete attestazione degli OIV. In questa pagina troverete una pagina descrittiva del servizio in cui pubblicheremo anche le FAQ, che parte delle quali sono state già predisposte, ma parte sicuramente verranno fuori a valle delle domande che state ponendo. Quindi c'è una pagina di descrizione del servizio in cui vengono ricapitolate le istruzioni, nonché pubblicati i manuali a beneficio degli utenti, e c'è poi disponibile, diciamo, il pulsante per accedere all'applicazione vera e propria, per l'illustrazione della quale cederei la parola al mio collaboratore, al dottor Giuseppe Lanza. Grazie. Ho tolto la condizione. Buongiorno a tutti. Quindi procediamo con la visione dell'applicazione. Volevo fare una precisazione: per dalle domande che ho visto nella sessione domande e risposte, ho visto alcune domande relative all'accesso da parte degli RPCT. Anche preciso che anche gli RPCT devono andare a creare un profilo da EV, quindi accedono all'applicazione utilizzando un profilo da EV. E nel caso in cui non ci fosse la funzione disgiunta tra il responsabile per la prevenzione e la corruzione, il responsabile della trasparenza, sarà cura del responsabile della trasparenza a creare e ad attivare il profilo da OIV. Accedendo al servizio ci verranno chieste nome utente e password, quindi inseriremo le informazioni sull'applicazione. Scusate, forse non ho condiviso. No, infatti. Ok, quindi l'applicazione è visibile. Sì. Quindi inseriremo nome utente e password. Ed accederemo alla pagina principale in cui troveremo i profili attivi. Abbiamo detto che un singolo OIV può attivare più profili in funzione dell'amministrazione per cui svolge l'attività e ha ricevuto l'incarico. Quindi un OIV più amministrazioni, un'amministrazione, un singolo OIV. Quindi ci sarà un profilo per amministrazione associato a un OIV. Nel caso in cui ci sia un organo collegiale, è necessario andare a indicare un unico incaricato per quanto riguarda la gestione delle registrazioni delle informazioni. Nel primo accesso al profilo verrà richiesta la dichiarazione del tipo di amministrazione per cui si sta svolgendo l'incarico. Quindi dall'elenco noi andremo a inserire la tipologia di informazioni. Da notare come nei casi in cui ci sono degli enti che hanno una presenza sul territorio e quindi devono andare ad inserire anche le informazioni relative agli uffici periferici, verrà richiesta una domanda aggiuntiva. E infatti nei casi in cui ci troviamo con ministeri oppure nel caso di enti non economici nazionali, verrà chiesto se l'amministrazione o l'ente gestisce uffici periferici. Col segno di spunta verrà quindi profilato un profilo che richiederà anche delle informazioni in materia di trasparenza anche per quanto riguarda gli uffici periferici. Nel nostro caso ci troviamo nel caso ad esempio di un'istituzione scolastica e quindi andremo a inserire le informazioni, il profilo di tipo istituzione scolastica.
E entrando vedremo come, a parte un riepilogo delle informazioni relative all'amministrazione sulla parte alta, avremo le due schede di rilevazione. La scheda di rilevazione in cui vengono rilevate il grado di assolvimento agli obblighi e una scheda di monitoraggio che sarà successiva alla raccolta delle informazioni sulla rilevazione e, come definita in delibera, sarà attiva a partire dal 1 dicembre. Per quanto riguarda il monitoraggio, le informazioni che saranno chieste saranno soltanto quelle relative alla completezza del contenuto. Andiamo ad compilare le informazioni sulle rilevazioni. Gli obblighi saranno organizzati in sezioni, le sezioni saranno visibili nella parte alta sotto il titolo OIV, quindi ci sono le varie sezioni che possiamo scorrere, possiamo andare a selezionare con tutto il dettaglio degli obblighi per la sezione. Per ogni sezione poi ci sono organizzate le varie domande, per ogni obbligo le 5 informazioni richieste, così come descritto dalla dottoressa Nuro e dal dottor Gabrieli. Per quanto riguarda la pubblicazione, viene chiesto se il dato è non pubblicato. Se è pubblicato ma non correttamente in sezione amministrazione trasparente, oppure se è correttamente pubblicato nella sezione trasparente, oppure nel caso di non applicabilità il valore NA, così come introdotto dai colleghi in precedenza. Poi ci saranno le informazioni relative alla competenza del contenuto, competenza rispetto agli uffici, aggiornamento e apertura formato. Per queste informazioni c'è la possibilità di indicare se la rilevazione non c'è nessun grado di assolvimento degli obblighi, quindi lo 0%, oppure la totalità di assolvimento per quanto riguarda gli obblighi e siamo al 100%. E poi le tre fasce che indicano il grado con cui vi è assolvimento agli obblighi di pubblicazione. E quindi ripetiamo: completezza dell'informazione, aggiornamento del contenuto, perché i contenuti, oltre ad essere pubblicati, devono essere sempre correttamente aggiornati, e poi l'utilizzo di un formato aperto che consente l'interscambio dei dati. Noi possiamo andare quindi a inserire alcune informazioni d'esempio che ci possono servire poi a vedere alcuni aspetti dell'applicazione, alcune funzionalità. È possibile anche andare a indicare, come nel caso di non applicabilità, una nota aggiuntiva con le informazioni relative alla non applicabilità. Abbiamo detto, più l'informazione fornita è completa, ma migliore sarà il lavoro svolto dall'ANAC per facilitare anche le amministrazioni, gli enti e le società. Ritornando alla pagina principale, vedremo alcune funzionalità. Noi abbiamo inserito già alcune informazioni, anche se non abbiamo chiuso la scheda di verifiche, e comunque possiamo anche utilizzare le funzionalità che sono quella della pulizia dei campi. Questa funzionalità quindi consentirà di andare a cancellare tutte le informazioni finora emesse, perché chiaramente, vista la complessità della scheda, una cancellazione puntuale risulterebbe abbastanza lunga e tediosa. Quindi con questa funzionalità possiamo andare a pulire le informazioni che abbiamo inserito sulla scheda di rilevazione. E un'altra funzionalità che può essere interessante è avere un'anteprima della griglia delle informazioni, un'anteprima, un riepilogo delle informazioni che sono state inserite in formato PDF. Quindi per scheda di verifica che stiamo compilando verrà generato un file PDF che andrà a contenere le informazioni che stiamo acquisendo. Questo può essere un valido strumento di supporto per l'acquisizione delle informazioni stesse, che è un requisito che molti avevano richiesto. Vediamo come la funzionalità di pulizia dei campi. Scusate un attimo. Sì. Ricompiliamo le informazioni.
diamo conferma all'acquisizione delle informazioni. I tasti, vediamo che a parte lo spostamento tra le varie sezioni del questionario, vi è la funzione di conferma per l'acquisizione delle informazioni e di convalida. Con la conferma registriamo l'informazione e l'acquisizione dell'informazione può essere fatta anche in sessioni successive, quindi non c'è l'obbligo di andare a inserire le informazioni in un'unica sessione lavorativa, e poi vi è la possibilità anche di convalidare le informazioni, cioè vedere se effettivamente le informazioni inserite sono state tutte inserite, almeno per quelle obbligatorie, con un formato valido, e quindi con la funzione di convalida riusciamo a fare a effettuare un controllo delle informazioni, e quindi andiamo a vedere quali sono le informazioni che dobbiamo inserire, le informazioni richieste. Ora, andando quindi sull'amministrazione, vediamo il caso di un questionario che è stato in parte compilato in modo da vederne le funzionalità di chiusura, di convalida e di richiesta di emissione dell'attestazione. Quindi andiamo a modificare il questionario. Effettuiamo una convalida per inserire le informazioni mancanti, e questo lo faccio per far notare come nella sezione dati generali, oltre all'indicazione del link alla sezione amministrazione trasparente o società trasparente del proprio sito web, vi è la possibilità di indicare la tipologia del soggetto compilatore, e quindi gli RPCT in caso quindi di mancanza dell'organismo OEV possono andare a dichiarare che loro svolgono la loro funzione come RPCT, quindi un'informazione che sarà acquisita e utile all'autorità. E inoltre, nel caso di organi collegiali, è possibile inserire anche i nominativi degli altri componenti dell'organo collegiale. Ora, in questo caso, infatti, l'attestazione riporterà sia il nome del compilatore della scheda delle verifiche, sia il nome degli due componenti, e quindi facciamo questo per vedere quello, Giuseppe, che ci verrà. Scusami, cioè, ci sono dei piccoli vuoti nell'audio, quindi non so se è un problema mio o... Cerco di mettere un pochino l'auricolare un po' più vicino. Okay. Sentite bene adesso? Cosa è stato perso? Cosa devo ripetere? No, e noi abbiamo sentito in maniera continuativa. Sì. Allora era il mio problema. Ok, va bene. Quindi chiaramente nel caso in cui ci siano degli organi collegiali con più di tre componenti, basta separare e distribuire nei due campi messi a disposizione i nominativi degli organi, considerando che ogni campo verrà visualizzato su una riga dell'attestazione. Noi a questo punto registriamo le informazioni, convalidiamo, e dopo la convalida ci viene chiesta l'acquisizione dell'attestazione. E qui, quando noi andremo ancora, quando siamo su questo stato di convalida, di validazione della scheda, noi abbiamo la possibilità di cancellarla e di modificarla. Quando alla fine acquisiremo la dichiarazione di attestazione e chiuderemo il questionario, non vi sarà più la possibilità di andare a modificare la scheda di valutazione. Quindi andiamo su acquisizione dell'attestazione, andremo ad inserire le dichiarazioni che sono relative alla nostra scheda di valutazione e andiamo ad attestare. Verrà visualizzato infatti un messaggio di conferma in cui viene fatto notare che questa chiusura comporta poi l'impossibilità di modifica del questionario. Allora andremo a confermare e verrà registrato il questionario, verrà registrata la scheda con un numero di registro che può essere... Dottor Lanza, mi scusi se la interrompo, ma si sente un po' peggio adesso. Non so cosa ha fatto, ma è meglio se ritorna, diciamo, alla modalità di prima. Avevo messo un po' vicino l'auricolare. Ok,
sente meglio. Spero che si senta meglio adesso. Sì. Quindi questa è la ricevuta dell'avvenuta attestazione in cui verrà riportato un numero di registro e quindi può essere conservata dall'amministrazione come ricevuta. Inoltre la chiusura dell'attestazione consente anche di scaricare il riepilogativo sia della scheda sia delle attestazioni. Quindi possiamo scaricare il formato PDF del riepilogativo sia da questa pagina, quindi dalla chiusura dell'attestazione, sia alla fine quando andremo a vedere anche l'elenco delle schede. Intanto vediamolo cosa riporterà. Riporterà il numero di registro, la data dell'avvenuta attestazione e poi tutte le informazioni che sono state inserite. Il documento d'attestazione poi andrà a indicare le dichiarazioni o la non dichiarazione fatta che sono state chieste in fase di chiusura e i nominativi o l'OIV utente e il componente dell'OIV compilante, mentre gli altri due, nominativo 1 e nominativo 2. Quindi in questo caso ci saranno tre componenti del collegio OIV e tutte e tre poi possono provvedere alla firma e alla pubblicazione sia dell'attestazione che della relativa griglia di acquisizione nella sezione amministrazione trasparente, così come indicato in delibera. Questa funzionalità è attiva sia dalla pagina di chiusura sia quando andremo a vedere il dettaglio della rilevazione per l'amministrazione. Quindi in questo caso è possibile qua scaricare sempre, quindi ce la ritroveremo sempre nella nostra area, è possibile scaricare la griglia con le informazioni, quindi scheda verifica e attestazione, ripeto, qui è possibile apporre la propria firma e poi pubblicare nella sezione amministrazione trasparente del proprio sito internet, amministrazione o società trasparente. E per quanto riguarda invece il monitoraggio è possibile acquisire le informazioni relative al monitoraggio successivamente alla rilevazione. L'apertura del monitoraggio nell'applicazione di esercizio sarà fatta a partire dal 1 dicembre, così come indicato in delibera. Momentaneamente comunque per far vedere le funzionalità l'abbiamo aperta ed è possibile quindi andare a inserire le informazioni andando ad acquisire almeno per il 2023 l'unica informazione eventualmente sarà la completezza del contenuto. Quindi tutte quelle società, enti che risultano essere deficitarie possono andare a aggiornare questa informazione relativa alla completezza del contenuto, che è l'informazione richiesta dall'autorità per le verifiche successive, per il monitoraggio. E quindi basta andare ad selezionare queste informazioni e aggiornare quindi il dato. Diciamo che per quanto riguarda le funzionalità dell'applicazione abbiamo visto più o meno tutto. Quindi io vi ringrazierei per l'ascolto. Volevo... Dottor Lanza... Prego, perché volevo riproporre. Perché ho letto alcune domande e volevo puntualizzare questo. Quanto alla completezza del dato, ovviamente l'OIV andrà a fare delle verifiche sulla sezione amministrazione trasparente, acquisirà quello che è il dato in evidenza, però ovviamente a monte o anche a valle, se il dato non è completo o evidentemente l'informazione che è inserita sembra lacunosa, l'OIV deve acquisire dai vari referenti delle aree responsabili dell'informazione, quindi presso gli uffici che materialmente detengono l'informazione da pubblicare, da rendere pubblica, il dato oggettivo e fare un raffronto. Quindi leggevo tra le domande qualcuno che si poneva il problema: ma come faccio io ad attestare qual è la percentuale di adempimento? Ovviamente facendo questo raffronto. Questo non significa che il raffronto non sia laborioso, lo capiamo bene che il raffronto
specialmente per alcuni obblighi, è abbastanza laborioso. Però ovviamente non possiamo che non chiedere che questa verifica, cioè andare a verificare nel concreto qual è il dato che avrebbe dovuto essere reso pubblico e qual è il dato effettivamente pubblicato. Da questo raffronto verrà fuori, diciamo, la percentuale di adempimento che dovrà essere poi indicata nelle varie classi previste nella piattaforma. Basta, diciamo, mi premeva puntualizzare questo. E anche un'altra questione, nella delibera abbiamo cercato di essere più chiari possibili. Allora, la data alla quale deve essere verificato il primo obbligo, cioè la prima fase è del 30 giugno, poi c'è una fase successiva di 31 giorni, quindi corrispondente come termine al 31 luglio, quindi un periodo abbastanza lungo per consentirvi di pubblicare l'attestazione. Non è che nei 30 giorni voi dovete fare la verifica voi la dovreste già avere in pancia per poi renderla all'ANAC nel formato che vi stiamo qui illustrando. Per tutte le problematiche poi delle scuole ci sarà una sessione apposita. Ho visto che qualcuno che è intervenuto oggi poneva la questione riferita ai nuovi obblighi in capo ai revisori dei conti che hanno, diciamo, ottenuto per decreto questo hanno vinto questo nuovo adempimento, diciamo così, per utilizzare un termine un po' ironico, ma in realtà ovviamente vi stiamo chiedendo collaborazione, quindi in chiave collaborativa valuteremo anche l'attività degli OIB e dei revisori. E quindi avranno una sessione dedicata ai revisori dei conti dopo domani per avere ausilio e vi forniremo appunto delle informazioni un po' aggiuntive rispetto a quelle fornite oggi, proprio perché capiamo che è un incarico nuovo e quindi forse c'è un maggiore bisogno di assistenza su questo ambito. Non ho da aggiungere altro, quindi non so chi di voi vuole intervenire. Io magari... Scusate, volevo aggiungere qualcosa. Sì, perché dalla lettura delle domande che sto vedendo, c'era una domanda interessante sulla scheda di sintesi. La scheda di sintesi che era il documento previsto come documento a sé stante per andare proprio ad indicare nel caso in cui di presenza delle strutture periferiche i criteri utilizzati. Allora, quando verrà indicata negli enti pubblici a rilevanza nazionale nei ministeri la presenza, come negli scorsi anni, delle strutture periferiche, in quel caso la procedura proporrà delle ulteriori domande che si aggiungeranno al questionario delle verifiche, in cui si avrà modo di recuperare proprio le informazioni che negli anni precedenti erano sintetizzate nella scheda di sintesi, quindi non si sono perse quelle informazioni. E sì, perché alcuni OIV stanno dicendo che era molto interessante, certo, è molto interessante spiegare la metodologia utilizzata, ma cambia soltanto la modalità, l'informazione verrà ritrovata nella scheda di verifiche. Sì, io vorrei rispondere a qualche altro quesito. Come dicevo, l'applicazione sarà disponibile dal 3 luglio. La pagina che ho fatto vedere prima sarà disponibile, diciamo, tra i servizi per le amministrazioni pubbliche all'interno del portale di ANAC. Quindi, diciamo, ad oggi non è raggiungibile, non è visualizzabile. Contiamo magari di pubblicare la pagina di iscrizione del servizio, dove ci saranno i manuali e tutte le informazioni per l'utilizzo, chiaramente prima del 3 luglio, nei prossimi giorni, però fisicamente l'accesso al servizio sarà possibile dal 3 luglio. C'è un'altra domanda legata al discorso, alla legislazione di un soggetto che fa parte di vari nuclei di valutazione. Quindi c'era il quesito se deve farsi carico lui, come organizzarsi. Allora, il consiglio è che all'interno, come dicevo prima, per ogni organismo, per ogni OIV, organismo con funzione analoga, un nucleo di valutazione, quello che sia, è opportuno mettersi d'accordo su chi tra i componenti del collegio
si registrerà e acquisirà il profilo da OIV sui servizi di ANAC. E a quel punto sarà lui che poi materialmente dovrà effettuare l'operazione di compilazione delle schede. Magari se un soggetto, un utente lo fa per un certo nucleo di valutazione, magari non lo fa in un altro nucleo di valutazione, per dividersi un attimo il carico. Fermo restando che, come avete visto, l'applicazione richiede di indicare i nominativi anche degli altri componenti del collegio, del nucleo di valutazione, perché tutti e tre i nominativi saranno riportati all'interno poi dell'attestazione finale. Il punto fermo è che per ogni amministrazione può esserci un unico utente che si diciamo profila come OIV. Quindi poi sta diciamo al collegio organizzarsi come meglio chiede. Qualcun altro chiedeva se era possibile indicare anche gli assistenti dell'OIV, come avviene ad esempio per gli assistenti delle PCT. Diciamo, in questo momento questa funzionalità non è stata prevista perché non è stata ritenuta necessaria in questa fase. Un'altra domanda frequente era legata al discorso appunto sempre utenti che svolgono questa funzione per più enti. Come dicevo prima, in quel caso, se quell'utente sarà quello deputato a compilare la scheda per tutti gli enti per i quali OIV, allora dovrà necessariamente registrarsi e richiedere un profilo per ogni amministrazione di cui è OIV. Però ritorno al discorso di prima, è importante organizzarsi all'interno del collegio per stabilire chi tra i componenti del collegio, diciamo, si fa carico di quest'onere. Scusa Rosario, poi qualcuno chiede anche se l'applicazione per la registrazione, se è possibile fare la registrazione. Già la registrazione è attiva, lo ribadiamo, perché vedo ancora messaggi di poco fa in cui chiedono perché non è. Già è possibile accedere e registrarsi come OIV. Registrarsi e richiedere e ottenere il profilo degli OIV. Con quel profilo poi dal 3 luglio sarà possibile accedere all'applicazione. Però l'abilità, il profilo può essere richiesto già da venerdì scorso. C'era un'altra domanda legata al fatto se l'RPCT deve acquisire anche il profilo di OIV. Allora, se quell'RPCT in quell'amministrazione ha avuto l'incarico di svolgere le funzioni di attestazione, allora chiaramente deve acquisire anche il profilo di OIV, ma solo in quel caso, cioè non è che tutti gli RPCT devono svolgere le funzioni di OIV, anzi, quindi solamente in quei casi che immagino siano residuali in cui l'RPCT è stato incaricato di fornire questa attestazione, allora in quel caso ha la necessità di acquisire anche il profilo di OIV. Non so se l'ingegner Romano vuole chiudere o abbiamo altre questioni da porre. Io volevo dare una precisazione che sta ricorrendo molto in alcune associazioni e fondazioni del comma 3, cioè si chiede qual è il link da inserire, link all'atto di nomina, in questi casi laddove il rappresentante legale che ha la funzione di attestazione. Allora, in tutti questi casi il link è quello di rinvio alla sottosezione personale, che è la sottosezione all'interno della quale ogni tipologia di questo ente dovrà indicare il nominativo, il curriculum e l'atto di nomina del soggetto che è stato incaricato ad effettuare l'attestazione, in tal caso del rappresentante legale. Bene, buongiorno a tutti. Ringrazio tutti i partecipanti al webinar odierno di notevole importanza per l'attività dell'ANAC in materia di trasparenza. E come ha detto il Presidente all'inizio, l'attività di attestazione di cui oggi abbiamo parlato lungamente, ci siamo soffermati in seguito alla delibera dell'ANAC, non è solo un adempimento, ma è uno strumento per creare valore, cioè per migliorare l'organizzazione degli enti e per perseguire al meglio le
proprie finalità istituzionali di ciascun ente. Ma volevo precisare, come lo ha detto anche il Presidente, è uno strumento di collaborazione tra gli OIV e l'autorità. Ringrazio anche il Formez che ci ha, che nell'ambito dell'open government, della collaborazione nell'ambito dell'open government, ci ha consentito l'uso della piattaforma web, e ringrazio anche la dottoressa Schifani che ha espletato l'attività di moderazione di questo webinar. E come hanno illustrato ampiamente i colleghi, la dottoressa Annuvolo, il dottor Riccio, il dottor Gabrielli e il dottor Lanza, la delibera, anche quest'anno l'ANAC ha adottato la delibera per l'attestazione dell'OIV per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33 del 2013. Questa delibera, che la numero 203 di quest'anno, che riguarda l'attestazione dei doveri di trasparenza, si compone di diverse diciamo, fasi, di diversi elementi descrittivi per raggiungere questo obiettivo, che li hanno chiaramente e lungamente illustrati soprattutto la dottoressa Annuvolo, e che sono la delibera ovviamente tratta le categorie, gli enti e obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione, le modalità di svolgimento delle verifiche, l'attività di controllo interno, termine di rilevazione e monitoraggio, termine di pubblicazione delle verifiche e modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza dell'autorità, che così come ha precisato la dottoressa Annuvolo, questa attività di vigilanza è ovviamente spettata in relazione ai regolamenti di vigilanza che l'autorità si è dotata nel corso del tempo per lo svolgimento della vigilanza in materia di anticorruzione e trasparenza. E sono stati precisati chi sono i soggetti, gli enti, le categorie degli enti che sono obbligati alla pubblicazione e quindi oggetto di attestazione. In particolare è stato precisato il termine il termine al di là del quale occorre procedere a questa attestazione. È stato precisato altresì che questo termine decorre dal 1 luglio, ma le verifiche da parte degli OIV o degli organismi analoghi deve essere stata già svolta prima del 1 luglio 2023. E i termini, non mi soffermo sulle attività di attestazione, ma volevo diciamo porre la vostra attenzione ai termini, che sono l'attestazione entro il 30 giugno del 2023, però deve essere fatta entro il 31 luglio del 2023, l'attestazione di monitoraggio al 30 novembre 2023, che deve essere diciamo effettuata entro il 10 dicembre 2023. Quindi questi sono i termini per di pubblicazione delle verifiche che l'autorità, come avete visto, per lo svolgimento di questa attività ha sviluppato un apposito sistema, una piattaforma informatica che consente, oltre diciamo a semplificare l'attività di attestazione da parte degli OIV e degli organismi analoghi, è una piattaforma che garantisce ovviamente la trasparenza, ma è una piattaforma che consente di collaborare, quindi dà servizio, quindi oltre a diciamo a consentire all'ANAC di acquisire informazioni, dà un servizio agli OIV, consentendo agli OIV di operare molto più semplicemente, essendo diciamo tutta la procedura, da quello che è stato dimostrato, in grado di favorire le attività di ciascun OIV. Questa piattaforma, quindi, è una piattaforma che farà parte, come ha detto il Presidente, della piattaforma unica della trasparenza, quindi è un primo passo che in quella direzione della piattaforma unica della trasparenza, che sarà caratterizzata, in cui tutto il sistema della trasparenza passerà attraverso questa piattaforma, quindi l'attività di attestazione confluirà in quella piattaforma e che verrà
sviluppata per successivi step, piattaforma unica della trasparenza, che è una specifica previsione del nuovo codice dei contratti, se non ricordo male l'articolo 23. Ma al di là di questi aspetti, una cosa importante è che è questa attività che stiamo svolgendo, che gli OIV sono chiamati a svolgere, è un'attività di collaborazione tra ANAC e gli OIV, è una forma di collaborazione positiva che consente non solo di migliorare il sistema della trasparenza in Italia, ma di consentire all'ANAC di svolgere meglio i propri compiti. Io chiuderei qui, ringrazio ancora tutti quanti per la partecipazione e buon lavoro. Allora, grazie mille al segretario generale di ANAC, a Filippo Romano, lo ringrazio e preciso che poi Formez in questo lavoro di collaborazione che ANAC intende svolgere appunto con gli OIV e anche attraverso il portale della trasparenza sarà sempre un partner su cui potete contare. Io vi ringrazio tantissimo perché è stato molto interessante tutto il webinar e spero che appunto chi non ha avuto risposta a questo proposito, veramente noi avremmo ancora qualche minuto a disposizione. Io non so se i nostri relatori lo vogliono sfruttare oppure se ritenete che le risposte date possono essere sufficienti. Aggiungo sì. Qualcosa, io volevo sì, aggiungere certo. Qualcosa in merito alle domande. Alcune domande hanno avuto risposta oggi, ma tenete presente che l'ANAC, tutte le domande, tutte le questioni sottoposte all'ANAC vengono analizzate e nel caso in cui queste domande sono frequenti, dovessero risultare frequenti, l'autorità pubblica delle FAC, per consentire di far sì che gli OIV o altri soggetti che interagiscono con ANAC possono avere delle risposte immediate con una semplice consultazione del sito istituzionale dell'ANAC. Ok, ora, benissimo. Altre domande per le quali i colleghi possono dare risposta, penso che abbiamo ancora qualche minuto. Grazie ancora per essere intervenuti. Io sì, vorrei rispondere ad alcune domande sugli ordini professionali. Ci sono alcuni ordini professionali che chiedono se è l'RPCT o devono aprire un profilo OIV. Allora, gli ordini professionali non hanno un organismo indipendente di valutazione per legge, quindi devono individuare una funzione di attestazione e sì, è condivisibile anche l'opzione proposta da alcuni ordini, cioè quella di affidare la funzione di attestazione al collegio dei revisori. Però ecco, è rimessa alla discrezionalità dell'ente individuare all'interno una funzione, un organismo in funzione di attestazione, anche il collegio dei revisori, ma l'importante è che non sia invece l'RPCT a ricevere, a concentrare su di sé due funzioni che tra loro non sono in qualche modo conciliabili se non nel breve termine. In tutte quelle situazioni in cui l'organismo indipendente non è stato individuato è possibile ad oggi in via straordinaria che l'RPCT attesti, ma con impegno dell'amministrazione a individuare una soluzione più appropriata. Ok. Benissimo, grazie. Queste che sono domande che presuppongono delle risposte che possono interessare una platea sicuramente ampia, che sono di carattere più generale, come abbiamo detto dall'inizio del webinar, come ribadiva il dottor Filippo Romano alla fine, troveranno risposta nella sezione delle FAQ che è sulla pagina della delibera OIV di ANAC. Quindi vi ricordo e vi rimando a quella pagina per anche delle domande che magari hanno carattere di generalità a cui non si è dato risposta nell'arco del webinar.
Allora, a questo punto io vi ricordo che per il 28, dopodomani, è previsto un secondo webinar in cui fino adesso abbiamo circa 900 iscritti, che riguarda il ruolo degli organismi indipendenti di valutazione e degli organismi con funzioni analoghe negli istituti scolastici. Come è stato detto anche nel corso di questo webinar, si è deciso di fare un affondo sugli istituti scolastici, perché appunto ci sono necessarie delle informazioni supplementari. Anche quell'altro webinar sarà registrato, e vi continuo a dire che la registrazione sarà disponibile sia sul sito di ANAC ma anche sulla pagina di eventi PA di Formez, dove vi siete iscritti per partecipare. Quindi ci sono ancora delle possibilità di iscriversi, sempre se si fa parte appunto di istituti scolastici, al webinar del 28. Vi ringrazio tutti quanti i nostri relatori, ringrazio ANAC anche per diciamo la correttezza e anche la puntualità con cui è stato possibile costruire questa iniziativa, e vi saluto, vi do appuntamento a mercoledì al 28, in cui parleremo appunto di questo tema destinato agli istituti scolastici. Vi ringrazio tanto. Arrivederci. La ringraziamo a nome dell'ANAC. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a tutti i partecipanti. Arrivederci. Grazie. Buon lavoro, buona giornata.